Amici di Battista 70 Phone, buona domenica. Oggi vi parlo di Oppo Reno 2, un ottimo smartphone con un rapporto qualità-prezzo davvero molto interessante. Parliamo di 499 euro. E vi devo dire la verità, rispetto a un top di gamma, a mio modo di vedere, se non andiamo a cercare proprio il dettaglio, non gli manca niente, anche perché il processore che monta, uno Snapdragon 730G, è davvero molto performante. Non abbiamo mai trovato alcun rallentamento o problema di alcun tipo. Molto veloce anche il sensore delle impronte sul display, si sblocca in modo fulmineo. Abbiamo le notifiche, comunque ci vengono segnalate, per cui diciamo che molti dei problemi che erano stati riscontrati nelle versioni precedenti della Color OS sono stati risolti. Anche la fotocamera ci ha davvero convinto, parte video davvero molto stabile, infatti c'è una modalità ultra super stable, chiamatela come volete, e abbiamo una fotocamera principale da 48 megapixel stabilizzata, più altre tre, una 13 più una 8 più una 2. Abbiamo un telefoto 2x ottico e 5x ibrido. Il 5x, diciamo, sì, lo potete utilizzare, ma non avrete dei risultati ultra definiti, però sinceramente è utilizzabile. Veramente assemblato in maniera egregia, molto bello, anche la parte qui dietro mi piace, molto elegante. Ottima ricezione, ottima anche l'autonomia, e comunque abbiamo la ricarica veloce VOC da 30 watt che ci consente di ricaricarlo davvero in maniera ultra rapida. Insomma, devo dire che non gli manca assolutamente nulla. Ci è piaciuto, ci ha convinto, e ribadisco, comunque un prezzo di 499 euro che per uno smartphone di questo tipo, a mio modo di vedere, non sono assolutamente tanti. In dotazione abbiamo anche una bella cover, diciamo, in questo materiale plastico effetto pelle, adesso io non so che materiale sia di preciso, che comunque ci consente un ottimo grip e risulta essere anche molto elegante. Dai, andiamo a vederlo da vicino e vediamo anche cosa c'è nella confezione, molto importante come al solito. Ecco qui, come vi dicevo, la cover è davvero molto bella, questo effetto similpelle, ma devo dire, è davvero gradevole e anche elegante. Vediamo un po' cosa abbiamo nella confezione. Confezione sempre davvero molto voluminosa, diciamo molto al di sopra delle dimensioni del nostro Oppo. Ok, spostiamo la plastichina e andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Come vi dicevo, caricatore rapido, davvero prestante. Abbiamo degli auricolari qui, andiamo a vederli, come potete vedere jack da 3,5, e abbiamo ovviamente il suo cavo, scusate, per la ricarica e la sincronizzazione dei dati. Andiamo a vederlo da vicino. Come vedete si illumina il sensore delle impronte, che è davvero rapidissimo, funziona in maniera egregia. Nella parte inferiore abbiamo lo speaker del volume, mono, ma come andremo a sentire davvero di buona qualità e buona potenza, USB Type-C, forellino del microfono, jack da 3,5 fortunatamente, bilanciere del volume, qui sopra abbiamo il forellino da riduzione del rumore e qui la sua pinna che si innalza non appena vogliamo scattare un selfie. Qui abbiamo l'ingresso per 2 nano SIM oppure nano SIM più espansione di memoria. In questa versione direi che possiamo utilizzare 2 nano SIM, dato che parliamo di 256 GB di memoria interna, per cui più che sufficienti. E qui il tastino di avvio e spegnimento standby con questa comoda venatura verde che ce lo fa vedere subito. E come vi dicevo, qui quadrupla fotocamera, qui il solito pallino che viene utilizzato per poterlo appoggiare al tavolo e non far graffiare la fotocamera, e il dual LED flash. Insomma, un terminale davvero, come vi dicevo, da rapporto qualità-prezzo davvero interessante. Andiamo a abbassarlo, dato che è una AMOLED, scusate, abbiamo una marea di notifiche come sempre. Abbassiamo un po' la luminosità, ok, andiamo ad abbassarla così almeno riusciamo a vedere un po' meglio il display. Color OS sempre veramente molto prestante e fulminea. Il telefono non è neanche particolarmente pesante, parliamo di 189 grammi ben ripartiti. Qui abbiamo la possibilità di utilizzare dei collegamenti rapidi, cosa che io non faccio mai, ma se volete ci sono. Parte telefonica di buonissimo livello, assolutamente nessun tipo di problema. Andiamo a fare una chiamata al nostro solito servizio clienti, in modo che avrete modo di apprezzare anche l'audio. Già in capsula è davvero elevato. Ottimo audio, si sente davvero bene. Come vi dicevo, la batteria ci conduce tranquillamente a sera, anche con un uso molto pesante ed intenso. Andiamo a sentire ora un brano. C'è stato un aggiornamento, scusate, ok, eccolo qui. Insomma, come sentite, la potenza assolutamente non manca in questo terminale. Vi dicevo, fotocamera davvero molto prestante, interessante, foto davvero belle, le potete vedere in originale sul blog, oppure alla fine di questo video. Come vi dicevo, abbiamo possibilità di 1x, 2x, 5x oppure modalità ampia. Veramente notevole anche la modalità notturna, che ci consente di scattare delle buonissime foto anche in condizioni di luce molto scarsa. Adesso ve le faccio vedere velocemente, anche se, ripeto, vi consiglio di andarvele a vedere nel blog, di modo che avrete la possibilità di vederli in formato originale. Andiamo ad ingrandire, come potete vedere, sì, c'è un po' questo effetto, diciamo, cielo che sta per esplodere, però sinceramente ha veramente una modalità notturna di buonissimo livello. Anche a macro non è assolutamente male, anche la parte selfie non è male. Qui ho fatto delle prove, 1x, 2x, 5x, modalità ampia, selfie con il defocus in modalità ritratto di buonissimo livello. E qui abbiamo fatto gli stessi test in negozio. Questo è il video, devo dire che rende bene, nonostante sia salito e sceso dalle scale ha mantenuto una buonissima stabilità. Modalità HDR, il 2x ed il 5x, che insomma, sì, è vero, non è definitissimo, ma comunque si lascia utilizzare. E qui altre foto in modalità notturna. Insomma, ribadisco che a mio modo di vedere ha una fotocamera assolutamente di buon livello. Diamo un'occhiata a come si vedono i video su questo bellissimo display. Ok, aspettiamo un attimo che finisce la solita pubblicità, salta annuncio, grazie. Andiamo ad ingrandire. Come potete vedere, un display davvero notevole. Portiamo alla massima risoluzione di questo video e insomma, adesso magari ci allontaniamo leggermente perché eravamo un po' troppo vicini. Insomma, non c'è che dire, è un display di buonissimo livello, rende davvero bene. Come vi dicevo, io sono davvero, se non si fosse capito, rimasto contento e colpito da questo terminale, anche perché il prezzo comunque, ribadisco, 499 euro, quando comunque i top di gamma vanno abbondantemente sopra gli 800. È vero, forse non ha il processore più potente, ma vi assicuro che nell'utilizzo di tutti i giorni io non ho riscontrato alcun tipo di problema. Qua abbiamo anche la schermata, l'assistenza intelligente per le cose che facciamo più spesso. Facciamo una partita comunque ad Asphalt 9. Adesso non so cosa sia quel pallino, spero che non ci sia stato un aggiornamento nel frattempo, non ci ho fatto caso. Facciamolo partire. Ui, andiamo ad abbassarlo, abbassiamo un po' il volume per evitare soliti problemi stupidissimi, però vabbè. D'altra parte, esplora gli eventi, andiamo a fare una partita rapidissima con la prima macchina che ci capita. Come ben sapete, ormai sono appassionatissimo di questo gioco, ci ho giocato per delle ore e problemi non ne ho assolutamente riscontrati. Il meccanismo della fotocamera frontale devo dire che funziona in maniera egregia. Dopo lo farò partire perché ormai sono talmente abituato, mi sono dimenticato anche di farvelo vedere nella fotocamera. Comunque no problem, non ho notato rallentamenti o particolari problemi. Il meccanismo è ben congegnato, funziona come si deve. Come vedete, anche questo processore non ha nessun tipo di riscaldamento, non ha battery drain, devo dire che è un ottimo processore. L'abbiamo sfruttato in lungo e largo e non ci ha dato il benché minimo problema. Ok, vabbè, grazie per la reputazione. Andiamo ora ad uscire, salta la prova, ok, basta, via tutto. Vi dicevo, il meccanismo della fotocamera quando andiamo a fare i selfie esce molto rapidamente e funziona come si deve. Ci siamo fatti anche un selfie orribile. Ok, però fa niente, ieri sera ho fatto un po' tardi con degli amici, quindi diciamo che non sono proprio in formissima, ma comunque ce la possiamo fare. Dai, A me è piaciuto, aspetto le vostre opinioni e con questo ho finito. Saluto da Loris alias Battista70 per Battista70 Phone.